Buongiorno a tutti, ho deciso di completare oggi i miei video sul distacco del trucco parlandovi appunto del trucco delle labbra. Io ho iniziato con la base del trucco e poi ho proceduto semplicemente dalla parte alta del viso con gli occhi, la parte intermedia e ora chiuderei con il trucco delle labbra. Il trucco delle labbra non è come si può pensare. Sempre semplicissimo. Io so che tutte noi, io per prima, semplicemente prendiamo un rossetto, o meglio ancora un gloss, e magari al semaforo, mentre aspettiamo che scatti il verde, ce lo mettiamo perché tutte quante noi andiamo di corsa. Però, se vogliamo fare un discorso un pochino più preciso sull'applicazione del rossetto, qualche cosa da dire assolutamente c'è. Anzitutto, per quanto riguarda l'idratazione delle labbra, c'è da dire che qualsiasi prodotto che possa essere rossetto, gloss, rossetto liquido, qualsiasi tipo di prodotto non renderà mai al meglio se le labbra sotto non sono ben idratate. Se non sono ben idratate, o peggio, se sono screpolate, se ci sono addirittura delle fessurazioni, magari con delle screpolature molto evidenti, se peggio ancora vi esce il sangue perché vi siete mordicchiate le labbra. Io so che tante ragazze quando sono nervose iniziano fino a farsi sanguinare le labbra, quindi mi raccomando sempre un'ottima idratazione se occorre, ma secondo me non occorre. Qualche volta potete fare anche un delicatissimo scrub delle labbra, mi raccomando sempre con dei prodotti veramente delicati perché la mucosa labiale è sensibile, altrimenti andate incontro a delle irritazioni peggiori. Io non faccio scrub di questo tipo perché secondo me labbra e occhi vanno lasciati un pochino in pace, però se proprio ne sentite bisogno fateli sempre con prodotti molto oleosi, molto delicati, molto leggeri, e sempre ricordatevi l'idratazione. Quindi io vi parlo del trucco delle labbra, ma la prima cosa che vi dico è che un buon trucco labbra inizia ogni giorno con una buona idratazione delle labbra, che appunto è quotidiana ed estate, d'inverno, sempre con dei prodotti che costano pochissimo, potete reperire ovunque, a base di oli, di burri, di emollienti vari che servono a tenere la mucosa appunto protetta e idratata e a ripararla nel caso in cui il freddo, il sole o qualche altro evento stressante l'abbiano appunto abbiano lesionata in piccola parte. La bocca, lo sapete, al di là del discorso delle screpolature varie, può andare incontro a piccoli episodi di herpes labiale. E quindi bisogna starci sempre molto attenti. Detto questo, per andare a parlare strettamente del trucco, io vi consiglio di seguire questo iter, di applicare sulle labbra un buon idratante, che può essere il burro di cacao, può essere un qualsiasi idratante per le labbra, applicarlo per bene, lasciarlo agire per 1 minuto, 2 minuti e andare poi a tamponare con una velina. Non a strofinare, come abbiamo detto finora per il viso, tanto più diremo per le labbra che sono molto delicate, ma semplicemente a tamponare con una velina l'eccesso di prodotto. A questo punto le labbra sono pronte per andare ad applicare, questo sarebbe l'iter corretto, un pochino di fondotinta o di correttore lungo tutto il bordo delle labbra, andando a sfumare bene per non lasciare accumuli e che potrebbero segnare le rughette e quindi andare ad impastare proprio il contorno delle labbra. E questo discorso del fondotinta o del correttore, sempre in dosi molto 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 piccole e sempre steso con grande delicatezza, serve a andare a dare una prima correzione di eventuali irregolarità delle labbra. Non tutte le donne hanno un contorno labbra ben definito. Alcune lo hanno un pochino, diciamo, evanescente, quindi non proprio ben delineato, ben segnato. E quindi con questa base di fondotinta o di correttore noi andremo un pochino, tra virgolette, a cancellare
il contorno e quindi a permetterci di poterne ricreare da nuovo un altro poi con la matita. Quindi facciamo questa operazione con un fondotinta o un correttore molto poco, molto delicatamente, e andiamo sempre a picchiettare poi bene con una velina. Non arrivate qui dentro perché sennò ti fate quella orribile riga dentro le labbra, non serve che arrivate fin qui, basta che voi ci passiate un po' sul bordo esterno. E poi ad incipriare le labbra con la solita cipria che abbiamo detto deve essere incolore e fissante del trucco. Anche qui andiamo a tamponare cercando di andarci con mano molto leggera per evitare gli eccessi. A questo punto possiamo pensare all'applicazione della matita. Applicazione della matita che dovrebbe essere dello stesso tono del rossetto che andremo ad applicare, al massimo di mezzo tono più scuro. Io vi invito ad evitare le matite molto più scure del rossetto. È un tipo di trucco che è andato molto, credo negli anni 80 se non ricordo male, che è assolutamente fuori moda, fuori tempo, che comunque non vi valorizza. Io vedo delle cose mostruose, delle brutture in mani, labbra di donne che di per sé non sarebbero brutte né le donne né le loro labbra, rese però orribili, volgarissime, da usualmente succede questo, rossetti più o meno color carne con matite improbabili color prugna o peggio marroni. Sono delle cose veramente brutte. Evitate se possibile di farlo. La matita si sceglie della stessa tonalità del rossetto. Ormai si possono comprare matite a 1 euro, 2 euro della Essence, di tanti altri marchi buone che non danno problemi d'allergie, quindi investite un pochino di più se avete la passione per tonalità diverse di rossetto, ma quando applicate un certo colore di rossetto state attenti che la matita sia della stessa tonalità, o se proprio non l'avete applicatene una color carne, una color nudo che serva solamente a delineare un pochino e a contornare le labbra e poi applicate il vostro solito rossetto, ma mai più scura. La matita delle labbra va applicata così, partendo dal labbro superiore, dal centro verso l'esterno, mentre per il labbro inferiore dall'esterno verso il centro, ponendo attenzione a che queste due parti, la parte destra e sinistra delle labbra, siano simmetriche. Cioè disegnate, anche se la natura non vi ha dato la simmetria delle labbra, cercate di creare un disegno simmetrico, stando attente a non fuoriuscire di molto da quello che è il bordo naturale, ossia ingrandire, che è la cosa diciamo che di solito di più si è portati a fare, ma anche rimpicciolire le labbra, è lavoro che va saputo fare, vanno fatte delle prove, vanno fatti degli aggiustamenti. Diciamo che si lavora sui millimetri e che basta mezzo millimetro di troppo per rendere l'armonia del viso completamente stravolta e per rendere le labbra brutte, perché andiamo a fare una forzatura che poi si vede, quindi non uscite troppo dal contorno e non rientrate troppo, rimanete sempre o leggermente più in dentro o leggermente più in fuori a seconda che voi vogliate, o un pochino ingrandirle, un pochino rimpicciolirle. Per il resto l'ingrandimento o il rimpicciolimento delle labbra lo faremo anche con l'utilizzo di colori chiari o scuri, che nel caso del colore chiaro va ad aprire, a volumizzare ancora di più, e nel caso dello scuro va a rimpicciolire. Una volta applicata la matita io vi consiglio sempre di applicarla facendo dei trattini che poi andrete a sfumare, mai con un tratto di matita netto e continuo, perché indurisce di più e perché se vi sbagliate è più difficile correggere. Invece fate dei piccoli puntini, dei piccoli trattini che poi andrete a sfumare con un pennellino labbra lungo il bordo delle labbra e un pochino in dentro. Tamponate ancora, applicate un altro po' di cipria, tamponate e a questo punto siete pronte per applicare il rossetto o il gloss. Lo potete applicare con l'applicatore o semplicemente il prodotto già come lo trovate nel caso dello stick del rossetto, ma in special modo per il rossetto che non ha applicatore io suggerisco, se volete fare una cosa fatta bene, il pennellino per le labbra. Io personalmente
vado di cortissima, faccio di tutto e di più, però visto che ora parlo degli step del trucco, vi devo dire un pochino le cose per bene. Quindi con il pennellino, prelevando poco prodotto e mano a mano andandolo a stendere sempre come avete fatto per la matita, per il labbro superiore dal centro verso l'esterno, per quello inferiore dall'esterno invece verso il centro. Se desiderate che il colore aderisca meglio, fate lo stesso lavoro che avete già fatto, prendete una velina e tamponate l'eccesso di prodotto e andate a passare una seconda volta il rossetto o il gloss. A questo punto, se avete applicato un gloss, probabilmente l'effetto lucido già lo avrete perché il gloss è fatto apposta. Se avete applicato un rossetto e desiderate un punto luce al centro delle labbra che dia volume, potete prendere o un gloss trasparente o un gloss in un colore arranciato o dorato e applicarlo al centro nel caso di rossetto rosso o di rossetto su toni del rosso. E se invece avete un rossetto di toni più freddi, potete fare la stessa cosa con un gloss argentato, o se non avete questi gloss potete farlo prendendo un pochino di ombretto dorato o argentato un po' perlescente e applicarlo poco poco, piano piano, qui solo nella parte centrale del labbro superiore e inferiore, per creare appunto una luminosità, una lucentezza che dà una bombatura, diciamo otticamente parlando, a maggiore alle labbra, che quindi le volumizza. Mi raccomando, per i ritocchi portatevi sempre presso uno specchietto, perché le labbra per essere ritoccate hanno bisogno di grande precisione. E cercate sempre di ricordarvi che esistono in commercio dei prodotti, lo fa Benefit, lo fanno anche altri, anche la Elf lo fa tra l'altro, dei mattitoni che servono per impermeabilizzare il contorno delle labbra e far tenere bene i rossetti senza che fuoriescano e quindi senza che producano quelle sbavature brutte di colore che vanno nelle rughette. Ricordatevi sempre di unirvi di uno di questi prodotti, io vi garantisco che funzionano, io uso tanti rossetti rossi, e di portarvelo in borsetta perché è molto comodo anche quello da ritoccare, in special modo se come me amate i rossetti molto scuri, molto accesi, molto visibili, e se non avete come me più 20 anni, per cui le prime rughette iniziano a farci vedere. Con questi consigli, che sono consigli così sempre di carattere molto generale, io vi saluto, vi invito a farmi le domande che ritenete su tutto il trucco del viso, e vi ricordo anche sempre di abbandonare temporaneamente il trucco delle labbra se per caso sulle labbra avete l'indesiderato ospite che è l'herpes. Finché avete l'herpes, per favore non vi truccate, oppure mettetevi cerottini appositi e poi truccatevi, ma per il resto no, perché altrimenti questa infezione non passerà più, la passerete ovunque. Un grosso abbraccio e a presto!